un concerto dedicato ai virtuosi che tra il 600 e il 700 legano la propria formazione e la propria attività musicale alla capitale meridionale. In scena i talenti vulcanici diretti dal maestro Stefano De Micheli hanno proposto in prima assoluta napoletani prima o poi nella sede di Galleria d'Italia a Palazzo Zevallos di Stigliano. Napoletani prima o poi è il titolo del nuovo programma di talenti vulcanici che presentiamo questa sera per la prima esecuzione. E rappresenta un po' la mia personale storia qui a Napoli, oltre a quella di alcuni compositori che sono presenti in questo programma. Luciano De Crescenzo in Così parlò Bella Vista dice che Napoli non è la città ma un componente dell'animo umano che si può ritrovare anche in persone non napoletane di origine geografica, quale sono io ad esempio, e appunto è Domenico Gallo che abbiamo unito a importanti compositori del barocco napoletano che hanno fatto la storia del repertorio strumentale. Una nuova produzione della Fondazione Pietà dei Turchini che conclude la prima intensa parte autunnale di Note Svelate, titolo della stagione musicale 2021-2022. La presidente Federica Castaldo. Noi, come dire, abbiamo una particolare affezione a questa sala perché siamo stati i primi a inaugurarla come spazio musicale. Abbiamo celebrato in questo salone delle pagine straordinarie come la Iole di Porpora, gli Orti Esperidi di Porpora, l'Erminia di Scarlatti, sempre pensando a dei progetti che avessero in qualche modo un legame con questo spazio o comunque storicamente avesse un senso riproporre in questo spazio. Quindi davvero siamo lieti di poter contribuire a questa rassegna con un nostro progetto site specific pensato proprio per questa rassegna. L'ensemble, nato in seno alle attività formative della Fondazione, ha proposto un progetto tutto strumentale che ha come tema la produzione musicale di autori attivi nella Cappella Reale di Napoli tra il 6 e il 700, con la sola eccezione di Domenico Antonio Gallo, che però con la città c'entra e come Paolo Giovanni Maione. Ci troviamo di fronte a quei musicisti che, formatisi a Napoli e entrati nelle grazie della nobiltà napoletana e del palazzo vicereale, iniziano anche una carriera internazionale. La figura di Ragazzi, che in quest'anno è stato particolarmente al centro dei progetti della Fondazione Pietà dei Turchini, si è ripresa una messa splendida per sole voci lo scorso mese, ebbe l'opportunità di girare l'Europa intera, incontrando musicisti, compositori, artisti di vario genere e soprattutto portando in giro quella che era la sapienza musicale di questa città.